Allora, precluso il 21.13, passiamo al 21.14. Onorevole Beltrandi, prego. Allora, io devo subito dire che sono contento e lieto che sia venuto meno l'obbligo di un minimo di reddito professionale, perché era in contrasto con tutto, oltre che col buon senso, e quindi sono lieto di questo. Tuttavia, permane questa norma per la quale l'avvocato deve dimostrare una continua attività, come posso dire, una prevalenza insomma, un esercizio continuo, prevalente, abituale, eccetera, eccetera. E è un regolamento che dovrà decidere come verificare questo, a pena di esclusione, di cancellazione dall'albo. Io continuo a ritenere che, anche depurata dall'aspetto economico, che era il peggiore in assoluto, tuttavia questa norma, così come rimarrebbe se venisse bocciato il mio emendamento, sia ancora passibile di chiusure corporative verso i giovani avvocati, anche perché se il fine fosse quello di tutelare i clienti, cioè coloro che si rivolgono agli avvocati, beh, non ci sarebbe bisogno di prevedere l'esclusione dall'albo, basterebbe magari informarli per chi ha attività prevalenti di altra natura. Quindi mi sembra che io invito a votare a favore di questo emendamento, che almeno prevede delle condizioni di base in cui non è richiesta questa Sì. dimostrazione. Grazie. Onorevole Capano.